Sono Vito Nanna e per un puro caso mi ritrovo coinvolto in questa mostra di Pino Pascali, che è stata fortemente voluta dal sindaco di Noci dopo che lui l'aveva già visitata presso il padiglione della Fiera del Levante. E perché mi trovo io qua? Certo, non sono un esperto di Pino Pascali, ma forse un profondo conoscitore, in quanto ho avuto tempo addietro, forse 7-8 anni fa, la fortuna di conoscere Sandro Lodolo, un romano che aveva una casa di pubblicità e con questa casa collaborava Pino Pascali. Avendo avuto questa fortuna, ripeto, per un caso, ho frequentato parecchio la casa Lodolo e fino alla sua morte, praticamente un anno e mezzo fa, ci siamo visti così tante volte che si è parlato così tanto di Pino Pascali fino a farmi innamorare di questo artista, un artista a livello mondiale. Purtroppo mi rendevo conto, 7-8 anni fa, che anche nella nostra zona, dove Pino Pascali è nato, ha vissuto per tanti anni, pochi, anche galleristi di un certo nome, ignoravano, e non so perché, questo grande artista. È risaputo che grosse opere, installazioni, sculture si trovano al MoMA di New York, nei più grossi musei del mondo. Per fortuna, grazie a queste persone, tipo il presidente della provincia Altieri, il sindaco di Noci, finalmente si è potuto far conoscere alla maggior parte delle persone questo artista. Sicuramente avrà ancora una crescita, spero, a lui più consona, perché fino ad oggi è un artista che è stato un po' sottovalutato. Sicuramente queste che vediamo qui intorno non sono delle grandi opere, delle grandi opere sono installazioni, come dicevo, il cannone venne battuto per 4 miliardi e mezzo diverso tempo fa, però sono opere che poi sono state apprezzate in quanto la maggior parte delle persone che hanno vissuto il tempo del carosello, delle pubblicità, hanno rivisto, hanno ritrovato in diverse opere di queste quelle che erano le pubblicità del carosello. Quindi è stato simpatico mostrarle. Bisogna ringraziare i possessori di queste opere, fortunati loro che ce l'hanno, che bisogna custodire gelosamente perché non ce ne sono ancora, non ce ne sono tante in giro di queste opere di Pascali. Non si tratta di disegni, di segnini che comunque hanno la loro importanza e il loro valore, ma sono opere abbastanza, non dico importanti, ma significative. Allora, questo è il soldatino che è stato fatto in questa maniera. Questo è un bossolo vero, di un proiettile ritrovato per strada, e da questo proiettile, con la sua grande fantasia, crea questo soldato da un semplice cartone, un nastro adesivo nero, poi con la matita disegna questo volto. Può essere interessante sapere che questo è stato firmato da Sandro Lodolo per darne autenticità. Quindi, infilando questo cartoncino, questo tubicino, come si chiama? Nel bossolo. E poi è interessante vedere come è riuscito a creare questo elmetto in latta. Sarà stato un tappo di latta, dove lui poi ci ha infilato un chiodo, una vite, creando questo elmo. E questo la vera arte povera. Oh, questo quadro, vi raccontava Lodolo, è stato eseguito da Pino Pascali e subito dopo che loro hanno assistito alla proiezione del famoso film Moby Dick, ed è bello osservare dietro, sul retro di questo cartoncino. Lui si è divertito a disegnare, oltre questa balena molto molto bella, lui ha disegnato anche questo, gamba di legno, la balena.
Sempre su ogni opera di queste c'è l'autentica di Sandro Lodolo, il cane, quel bassotto, che visto in verticale rappresenta quasi un missile. Visto in questa posizione, sembra un missile. E poi da questo missile, da questa figura, Lodolo, questa casa di pubblicità, praticamente crea il bigliettino da visita augurale di Buon Natale, dove c'era questo bassotto che abbaiava, c'era un buuuu, e poi si piegava il foglio e dietro ogni Natale, è stato il biglietto di Natale augurale degli anni 60 della casa Lodolo. Ora tutto quello che c'è da dire di Pascal non tocca a me dirlo, perché abbiamo dei grossi esperti qui a Bari e in provincia. Vorrei citare soprattutto la dottoressa Gelao, una delle massime esperte non solo di Pascal, dell'arte mondiale, che è stata così gentile da collaborare alla presentazione di questa mostra e alla provincia di Bari e nel comune di Noci. Questo è tutto, io ti ringrazio Teo per questa pubblicità che tu, anche tu, hai partecipato a fare di Pascal. Auguro anche alla tua emittente tantissimi auguri.